Come noi siamo tutti interessati dell'insegnamento Dharma, Since we are all interested in the teachings in the Dharma. e prima cosa penso che più importante che ci comprendiamo bene che cosa si tratta, come intendiamo il Dharma. I think the first thing that it's important for us to try to understand is what do we mean by this word Dharma? Perché molte volte gente non vanno sul senso del Dharma, ma e vanno molto dietro la parola. Because very often people don't get into the real meaning of Dharma, but remain at the level of words. E la parola è non esiste una parola che si dice rappresenta totale qualche cosa, ma è parola si può interpretare dalle persone. But they don't see the word in the totality of its meaning. Each individual kind of tries to get their own interpretation of it. Soprattutto parole sono usate secondo nostra idea, quello che abbiamo e quello che conosciamo. We tend to use words according to our ideas and the knowledge we already have. Gente che ce l'hanno un'idea della religione, per esempio, allora quando si parla del Dharma è subito una specie di nome di una religione. For those who like to think in a religious way, they understand this word Dharma as the name of a religion. Poi è la verità e non è che è un nome del tipo di religione. But the truth is that Dharma is not the name of a type Il of religion. Dharma è la conoscenza, quello che è comunicato dal Buddha Shakyamuni. Dharma is that state of knowledge which was communicated by Buddha Shakyamuni. Quella conoscenza, quello che è comunicato dal Buddha Shakyamuni, è una conoscenza della condizione, dell'esistenza. That state of knowledge which was communicated by Buddha Shakyamuni is a knowledge of the real inherent condition of existence. Quindi noi quando parliamo del Dharma, cioè Dharma si intende il vero senso del Dharma è l'esistenza. So the real meaning of Dharma is existence. E quella è quello che cerchiamo di comprendere. And this real condition of existence is what we are actually trying to understand. Anche quando andiamo sul principio dell'esistenza, allora arriviamo anche nella nostra condizione dell'individuo. So then when we enter the real inherent condition of existence, we also enter our real inherent condition as individuals. Abbiamo tanti tipi di insegnamenti, tradizioni diverse. There are very many different types of teaching and tradition. Ma soprattutto sappiamo, principalmente, che ci abbiamo, tipo come insegnamento, insegnato da Buddha Shakyamuni, diretto, come umana, e tipo come insegnamento sutra buddhisti. But we principally know that there are teachings such as the teachings spoken as the Buddha Shakyamuni manifesting as a human being, spoken with his actual mouth, and these are what are known as the sutra teachings. Quello che noi di solito intendiamo è un insegnamento legato più a condizione relativa, nostra condizione. And those teachings are teachings which are linked to our relative condition, working with our relative condition. E anche è un insegnamento più semplice, più facile comprendere in gente normale. So these sutra teachings are a more simple teaching, as it were, which are easier to understand for normal people. Gente che hanno seguito un po' l'insegnamento buddhisti sono abituati proprio a sentire e parlare di quello che si dice quattro nobili verità. Those who are used to listening to the Buddhist teachings will have heard about the Four Noble Truths. Che parlano nel tipo come Hinayana,
Sutra anche nel Mahayana. Which is spoken about in the Hinayana and Mahayana Sutra traditions. Quando parliamo anche una storia del Buddha Shakyamuni e diciamo, prima di tutto Buddha ha insegnato quattro nobili verità. And when we speak of the life story of Buddha Shakyamuni, we also say that firstly he taught the four noble truths. Questa è una cosa molto importante, non come solo senso dell'insegnamento, senza altro è importante, ma importante anche per capire che cosa si intende vero insegnamento. But this is not just important in understanding of these four noble truths to have an idea about what the Buddha taught, but also to really understand what his teaching meant. Anche insegnamento, modo di comunicare e modo di comprendere dalle persone. And also as far as the way of communicating and understanding the teaching between people. Noi possiamo notare Buddha come ha cominciato a insegnare. We can see very well and note for ourselves how it was that the Buddha began to teach. Buddha ha spiegato prima di tutto quello che si dice nobile verità della sofferenza. The first thing that the Buddha taught was the first noble truth, the truth of suffering. E che cosa vuol dire la sofferenza? What does suffering mean? La sofferenza consiste secondo nostra condizione dell'esistenza del corpo, la voce, la mente. Suffering consists of what happens to our body, voice and mind, our existence as body, voice and mind. Ma è la conoscenza è più comune per noi prima cosa è nostro l'esistenza del corpo materiale. But that of which we have real first direct knowledge firstly is our material body. Allora nostra sofferenza sia della mente e sia della nostra energia, qualcosa, qualsiasi problema che sorge e manifesta attraverso il corpo. Whatever kind of problems we have at the level of mind or at the level of energy manifest at the level of our body. Quindi noi ci comprendiamo benissimo e la sofferenza facile. So it's very easy for us to understand what is meant by suffering. Non serve discussione se per comprendere sofferenza o non esiste discussione. There doesn't have to be, there can't be any debate or argument about what suffering is. Che quando parla della logica per comprendere nella filosofia buddista si dice la logica diretto e indiretto è logica della credenza. One speaks of direct and indirect logic and of the logic of belief when one analyzes Buddhist teachings. E logica diretto vuol dire qualcosa che risulta comune per noi di fronte ai nostri sensi. Direct logic is that which is present to us through our senses as a common experience. Ecco, la sofferenza è così, che comprendiamo tutti. Suffering's like that, we all can understand it. Non ci vuole anche una conoscenza, coscienza umana per comprendere sofferenza, e anche animali comprendono. Nor do you even necessarily have to have human consciousness to understand suffering, you could be an animal. Questo vuol dire non è necessariamente avere tanto profondità per una studio filosofico o qualche cosa. You don't need to be a very learned scholar capable of deep analysis to be able to understand suffering. Ecco, così. Una cosa è molto legata con la nostra condizione fisica. It's something very linked to our actual physical condition. E quella è prima cosa che è rappresentato attraverso questo è portato sulla conoscenza dell'insegnamento. And so this was the first thing the Buddha spoke about, and it was through that he brought people into an understanding of the teaching. Allora, nessuno piacciono soffrire. It doesn't please anybody to suffer. Allora, se non piace, allora è perché che cerca di non soffrire. So then, if suffering doesn't please one, why not try to seek out a way of not suffering? In questo caso uno deve fare un minimo ricerca della causa, qual è? In that case, if you want to get out of suffering, you need to get into at least a minimal research about what is the cause of suffering. Così sorto è secondo nobile verità, quello che si dice è la nobile verità della causa della sofferenza. So then there came about the teaching of the second noble truth, which is about the cause of suffering. Vuol dire allora è qualcosa che più deve ragionare di più. To understand this, you have to reason a little more.
magari uno e non c'è minima idea di ragionare in questo modo, però è, la sofferenza è una cosa concreta, allora attraverso questo e porta nel questo ragionamento. Maybe one doesn't have even the slightest wish to reason about this, but nevertheless suffering is something very real for us, and because it's so real it obliges you, as it were, to enter into reasoning about why we're suffering. Una è che si scopre, una è che non piace soffrire, anche se scopri quale è causa, che cosa deve fare? So then when you discover that you are suffering, when you discover what the cause of the suffering is, what is it that you have to do? Non è solo sufficiente uno che si scopre causa, non vuol dire tanto. It's not enough just to discover the cause, that in itself doesn't mean so very much. Allora, e se esiste la causa negativa, quella causa deve cessare. So if there is a negative cause there of the suffering, you have to bring about the ceasing of that cause. Se per esempio un individuo ogni giorno sente male la pancia. Supposing every day an individual has a bellyache. Quella è che capisce che sta senti male sarebbe sofferenza. That individual understands that it hurts, that's their suffering. Se quella persona si sente fastidio, vuol dire che deve capire qual è la causa di questo disturbo. If they feel bothered by that disturbance, that individual has to discover the cause of what's hurting. Se non scopri, ogni giorno si può ripetere questa sofferenza. If one doesn't discover the cause, then every day one can go about continuing to repeat that suffering. Una scopre pure la causa e magari dipende da un cibo, per esempio. One may discover that the cause is something to do with a food. Allora, non è sufficiente che io mi sento male la pancia, però so anche qual è la causa e sempre sapendo la causa e mangio ogni giorno e lo stesso fa come forse non sa, allora soffre ugualmente. But it's not just enough to be suffering, to know about the cause, and nevertheless to go on repeating the cause, such as eating the food that was causing the bellyache. I'm obviously going to go on suffering even though I know. Ecco, valore della questa è conoscenza, allora è cessare questa causa. So the value to me of the knowledge of the cause is to bring about the ceasing. Ecco, così Buddha ha cominciato a spiegare nobile verità della cessazione. Thus the Buddha began to teach the noble truth of the cessation of suffering. Attraverso questo, quando è cessato, qual è il suo beneficio? Se non è cessato, e qual è la conseguenza? Il karma. Then Buddha taught also what the benefits were of ceasing the suffering and what the consequences were of not ceasing the suffering. And he taught karma in this way. Ecco, quando uno allora deve cessare, quale modo si può cessare? So then, if you have to bring about this cessation, in what way can one bring it about? Ci sono esiste causa primaria, esiste causa secondaria, esiste anche modo di cessare provvisorio. So there exist karmic causes, both of the primary karmic cause and secondary karmic causes, and there exist ways of ceasing the causes which are only provisional. Se noi sappiamo elaborare qualche cosa con nostra condizione relativo del corpo, della voce, della mente, può essere qualcosa anche risolve problemi provvisorio. If we know how to work with body, voice and mind, we can also bring about a cessation we can work in a way that is provisional. Ma se noi vogliamo risolvere il problema definitivo, allora deve arrivare al di là di questa condizione relativa. But if we want to bring about the complete definitive cessation of this suffering and these causes, then we have to go beyond the relative condition entirely. Ecco perché sorgono questi concetti, quello che si dice, due verità, verità relativa e verità assoluta. And thus there arose these two concepts of the absolute and the relative truth. Perché noi viviamo nella nostra visione karmica, che è prodotto dalla nostra accumulazione del karma. Because we live in what's called our karmic vision, which is brought about through the accumulation of our karma. Allora, fino a che abbiamo la causa primaria del karma, sempre esiste questa visione evidente. So as long as there exists for us primary causes, we continue to live in this
karmic vision which is manifest and evident for us. Quello che si dice è condizione dualistica. We live in what's called the dualistic condition. E anche se noi ci abbiamo considerazione bene, ma è sempre parallele, anche esiste il male. Even if we think of something as being good, there also arises and exists interdependently bad. Noi sempre ci abbiamo possibilità di migliorare dal certo problema, ma è sempre rimane nel questo limite. We can always better ourselves in relation to our problems, but they always exist. Perché? Perché questo è il nostro limite, questa è la nostra condizione dualistica. Because that is our limit, that is our dualistic condition. Ecco perché dobbiamo trovare al di là quello che si dice condizione assoluta. That's why we have to find ourselves beyond that relative condition in what's called the absolute condition. Nel sutra buddhista grande maestro Nagarjuna ha detto. In the Buddhist sutras, the great master Nagarjuna said. Dove c'è la fortuna, anche c'è quello che porta sfortuna. Whenever there is good fortune, there also comes the one who brings bad fortune. Ecco, questo sarebbe il nostro limite, che viviamo in questa condizione. That's our limits, we live in that condition. Noi quando diciamo, applichiamo qualcosa per sviluppare, tipo come la nostra posizione positiva, e sempre rimane lato negativo. Whenever we try to develop the positive side of things, there also always remains for us the negative side. Ecco, così allora viene nel sutra quello che si dice al di là della nostra conoscenza, prajna paramita. So thus in the sutras, prajna paramita is spoken about, that state which is beyond our relative condition. Che cosa vuol dire questo vero senso? What's the real meaning of this? Vero senso vuol dire che noi non ci abbiamo nessuna capacità andare fuori dai nostri limiti della mente e della capacità dei sensi. What this means is that we don't have the least bit of capacity to go beyond the limits of our mind and our senses. E qualsiasi cosa noi portiamo nostra conoscenza nel questa misura e noi mettiamo nel questo livello e poi giudichiamo. We always bring everything we encounter into this level of our mind and our senses and their reasoning, and we enter into judgment of it at that level. Certo, e questo non corrisponde a condizione reale. And of course that doesn't correspond to the real condition of things. Ci abbiamo un esempio che è dato da Dharmakirti. There's an example given by Dharmakirti. Nel tempo antico dice che c'era un paese. Quella è una storia per dare idea. Non credo che è successo veramente. It's a kind of story to give an idea about a point of the teaching. I don't actually believe that it necessarily was historical fact. Nel paese che c'era un astrologo. And the story says that in a certain country there was an astrologer. Un astrologo è molto bravo. He was a very good astrologer. Allora, e lui è calcolando e risultava che fra una settimana deve cadere una pioggia e grandissimo. And he calculated that one week from that day there would fall a terribly heavy rain. E così queste acqua che ha bevuto e tutti diventeranno pazzi. And he predicted that anyone who should drink the waters of that rain would go completely crazy. E allora lui raccomandava a tutti di non bere. So he recommended everyone to not drink this rainfall that would come. Di preparare più possibile per poter vivere molti giorni senza bere questa acqua. And to prepare to be able to live for a long time, as many days as possible, without drinking that rainwater. Così si dice, allora, il re del paese, il ministri, il governo, loro hanno preparato acqua per duratura per tanti, tanti, tanti mesi. And so then, of course, the higher officials, the king, his ministers, the functionaries, were all able to prepare a lot of water to keep them from drinking that rainwater for a long time. Ma poveri popoli non potevano conservare tanta acqua per durare tanti mesi. But the poor people couldn't prepare so much water to be able to keep for
from drinking the rainwater for very many months. Magari qualcuno ha cercato di conservare per duratura un giorno, due giorni, una settimana, per esempio. Maybe they could manage to get together enough water to keep for a couple of weeks, 2 days, a day, whatever. E così, quando è passato tempo e dopo sette giorni e poi è caduta questa pioggia. So then 7 days later, down came the rain. Poi chi ha conservato acqua hanno bevuto finché che termina. Those who'd kept pre-crazy rain water were able to keep drinking that as long as it lasted for them. Dopo qualche giorno chi comincia che deve bere acqua normale e cominciava a diventare pazzi. But then when they'd used that up, those who had to drink the rainwater began going crazy. Ecco, così, tutti giorno dopo giorno sviluppava quantità di persone per diventare pazzi perché acqua e finisce. So day after day it always developed that more and more people were going crazy because their water was coming to an end. Dopo molti giorni, tutto il paese diventava pazzi. After many days, the entire country was completely crazy. E solo rimasto alti ufficiali. Only the high officials were left non-crazy. Ma quelli sono preoccupati ancora acqua per il re e la regina, per esempio, per durare più lungo tempo. But the high functionaries were worried about ensuring that there was sufficient non-crazy water for the king and the queen to last for them as long as possible. Un certo momento pure ministri e loro hanno dovuto bere. And so at a certain point the ministers also had to drink crazy water. Poi è rimasto solo il re e la regina che sono sani. So then at the end only the king and the queen were what we call sane. Ma e poi il paese totale tutte hanno chiamato re e regina sono pazzi. But that whole country, everyone in it, regarded and referred to the king and queen as being the crazy ones. Ma la verità, nostro principio era che re e la regina erano originariamente sani. But the principle of this is that, from our point of view, the king and the queen were originally sane. Ma adesso risulta che il re e regina sono c'è un modo di vedere diverso del resto. But now it's clear that the king and queen were looking at things from a different point of view than all the rest of the people in that country. Re e regina chiaramente non trovavano bene. And naturally, thus, the king and the queen didn't find themselves in a very comfortable, good situation. Allora è pensato molto meglio che integriamo eppure diventiamo pazzi noi. So they thought, well, everybody else has drunk the water and gone crazy, maybe we'd better integrate with them, we'd better drink the water too. Allora la regina hanno superato il loro problema. And so by integrating with everyone else, the king and the queen overcame their problem. Ecco, questa è la storia. Che cosa vuol dire? So that's the story. What does it mean? Vuol dire non vuol dire noi siamo pazzi, ma noi siamo come pazzi. So it doesn't mean we are actually crazy. What it means is we're like crazy people. Ma perché noi abbiamo tutti una accumulazione del nostro passione così è costretto per avere nostra visione karmica. So what it means is that we've accumulated all our karmas and through that we've accumulated all our passions and through that we've arrived at a solidified karmic vision. Allora questa visione karmica noi non c'è un altro modo che scappare dal questo, applicare. So we don't have a way to get out from this karmic vision and so we continue applying it as it were to our reality. Non parliamo delle noi stessi ma ce ne sono persone tipo come Buddha Shakyamuni al di là di questa condizione karmica. But there were and are individuals who are beyond such karmic vision, such as Buddha Shakyamuni. Anche tipo questi per comunicare, per insegnare, e loro prendono il corpo umano che si comunica. So in order to be able to explain and teach and communicate to people who live within karmic vision, also those who are beyond karmic vision, such as Buddha Shakyamuni, have to take a human body in order to teach those ecco, who live in that dimension. Su questo noi dobbiamo comprendere bene quale è nostra condizione veramente relativa. So thus we have to really understand the real nature of our relative condition. Noi
Noi crediamo tanto al nostro ragionamento. We have great faith in our reasoning. Quando ci troviamo qualcosa per dire una cosa, allora ci troviamo anche giustificazione di questo, una logica. So if we believe or hold some view, we have to have a justification, a logical structure to support it. Uno per esempio chiede una cosa. Supposing somebody asks something. Allora dice, se non hai comprende bene, allora dice perché? Then if they haven't understood well, they say why? E quella è risposta con un perché, e quell'altro è soddisfatto. And then supposing that the reply is also why, and then that person is satisfied. Ecco, questa vuol dire, allora, entra nel suo limite della mente. So what this means is that the reply has been given within the limits of the mind. Quando non ci entriamo qualche cosa nel nostro limite, allora non ci crediamo o troviamo problema. But if something doesn't come into the limits of our reasoning mind, then we don't find that satisfactory, we don't believe in it. Così noi limitiamo qualsiasi cosa. Esiste, non esiste. Bene e male. E tutto è messo nel questa categoria. So we enter into categorizing everything as either existing or not existing, good and bad. Anche, diciamo, questo appoggiato, quel famoso che si chiama logica. And we rest this whole conceptualization on logical structure. È una giustificazione che ci troviamo diretto o indiretto. And we use direct and indirect logic to justify everything. Ma questa vuol dire semplicemente è qualcosa, capacità dei nostri sensi che può avere questa misura. But this is just the limit of the the measure which our senses are capable of working with. È vero, noi non ci vediamo niente se non vediamo con i nostri due occhi piccoli. Because if we don't see something with our two little eyes, we don't see anything. Se noi non sentiamo con i nostri buchi di orecchi, non ci abbiamo modo di sentire. If we don't hear something with our ear holes, we don't have a way of hearing it. Se noi non ci vediamo, non ci sentiamo e noi diciamo non esiste, questa è la fine. And what comes about finally is that if we can't see something or we can't hear it, we say it doesn't exist. Ecco, così noi giudichiamo qualsiasi cosa e mettiamo dentro questo limite. And thus we judge everything and put it inside our own limits. Ma e poi questo non c'è nessuna garanzia. But then there's no guarantee about anything. Noi ragioniamo, crediamo tante cose oggi, ma scopriamo domani è falsi. We reason in one way today, create a whole structure of reasoning, but tomorrow we discover that was false. Anche tanti tipi del tipo come filosofia e tutte e credenza e sono passate su questo livello. And the whole of every kind of philosophy is based on these kind of logical structures and belief in that way. Ecco, questa si chiama condizione relativa. That's what we mean by the relative condition. E quindi noi ci crediamo e ci applichiamo questo. And we believe in these things. We really apply them. Anche non avendo nessuno fondo e non avendo una garanzia. Even if they have no real foundation in truth and that there is no guarantee that what we're believing is true, we believe it and apply it. Come questi uomini che hanno bevuto acqua per diventare pazzi. And that's just behaving just like those people who drunk the rainwater which will drive you crazy. Questa è famosa acqua per noi è quella che si dice nostre passioni, nostro karma, accumulazione del karma primaria. So the example of that rainwater represents in our situation our passions and the primary causes of our karma. Anche Buddha Shakyamuni ha detto, per esempio, che cosa hai fatto nella vita precedente, esaminate nel corpo presente, dice. So Buddha Shakyamuni said along these lines, he said, well, if you want to know what you were doing in your past life, examine the present body in this life. Ecco perché qualcosa è legato proprio concreta con la nostra causa karmica nel questa condizione presente. Because that's linked to the karmic causes in our present condition. E anche quello che è, come sarà vita futura, esaminate nostra azione, dice. So then the Buddha said,
going on from that, if you want to know how you will be in your coming life, examine your actions right now. Perché? Perché noi viviamo nel questo la mente dualistica. Because we are living in this dualistic mind. Accettiamo e abbandoniamo e bene e male. We accept and reject and consider this good and that bad. Così creiamo anche tanti cause primarie. And thus we create so very many primary karmic causes. Ecco, questa è si dice nel sutra buddista, allora, quello che si dice Kunzo e Tandong, relativo, verità relativa e assoluto. So this is what's called Kunzo and Tandong in the Buddhist sutras, relative and absolute truth. Su questo sistema dell'insegnamento ci abbiamo tipo come si dice Mahayana Sutra e Hinayana. So at this level of the teaching, this sutra level, we have what's called Mahayana Sutra and Hinayana Sutra. E ci sono caratteristiche dell'insegnamento. These are characteristics of the teaching. Come abbiamo detto, caratteristico principale è lavorato Buddha e come è nascendo, manifestando come uomo e proprio e con la nostra condizione concreta. So as we said, the characteristic of this level of teaching is that Buddha Shakyamuni manifested as a human being to communicate teachings to human beings in with a human voice and so on. Nostra abitudine, nostra conoscenza, condizione sarebbe quella che si dice morale. And our habit and our way of understanding things is a way of applying moral behavior. E qualcosa è buone cose che svolge e cattive cose e rinuncia perché quella è la causa del sorgente del male. This is the basis of the way the sutra teaching approaches things through this moral system which says give up bad things and do good things. Thus, practicing in that way, one is to overcome one's karma. Come noi non è necessariamente deve essere insegnamento sutra, ma in generale anche tutta la nostra conoscenza sarebbe questo, per rinunciare tutte cattive cose e cerca di fare meglio. It's not just the sutra teaching that thinks that way, but also that's our general attitude of how we should behave. We think we should give up bad and do good things. Nel sutra buddista, allora, e vengono conoscendo quale è condizione reale che è legato col nostro corpo, la voce, la mente, allora sorge questa consapevolezza e la legge. So thus, knowing what the true condition is of things in the sutra level, and knowing what our actual condition of body, voice and mind is, there comes about in the sutra level all the various rules of conduct. Cioè, non vuol dire, per esempio, non deve fare questo perché è vietato. Non è questo il principio. So it's not the principle of it is not that you don't do this because it's forbidden. Perché sa perché non deve fare, perché è quella è la causa del qualche cosa che si può produrre. Rather, instead of not doing it because it's forbidden, you do it because you've been brought to have an awareness of that it's a bad action in itself. Qual sua consapevolezza entra nel questa conoscenza e una applica volontariamente. So thus, with one's awareness, one enters into this knowledge and one applies voluntarily this kind of activity. Ecco, così con sua volontà allora entra nel un limite di questa regola, quello che si dice vuoto nel Hinayana soprattutto. So with one's own will and with one's own wish to do so, one enters into that awareness and acts in a certain way. This is the real principle of the vows which they have in the Hinayana. Come ci abbiamo tipo del maestro come Buddha Shakyamuni che ha sviluppato la chiarezza. And we have masters such as Buddha Shakyamuni who have developed their clarity. Allora è considerato, ecco, questi sono negativi. Se tu fai questo e può produrre è negativo. Cioè questi genere entrano nel vuoto, nelle regole. So then Buddha Shakyamuni had this clarity, he was able to say certain things are bad, you shouldn't do that. Then those things were brought into the rules and vows were taken in relation to them. Così è cominciato a avere quello che si chiama i Sangha, il gruppo dei monaci, per esempio. Thus there came to arise the group of monks or the Sangha. Che seguono una regola delle Vinaya, è preciso. Followed a precise
rule of the Vinaya. E sorge di nuovo tipo come Mahayana Sutra. And then again there arose what's called the Mahayana Sutra. Allora, il principio non è tanto regola che uno definisce, ma il principio è la mente, cioè intenzione. The principle there is not so much defined rules being governed by defined rules, but rather the principle there is the consideration is the mind, therefore one's intention is considered of prime importance. Anche se uno è seguendo l'insegnamento orale del Buddha Shakyamuni, è come ha insegnato con la sua manifestazione in India. Even if you are still following a teaching which was actually given by Buddha Shakyamuni manifesting in a human body in India. E con molta consapevolezza e secondo la causa secondaria come si circostanza come si presenta. Allora è con sua intenzione che lavora. One works at this level with one's intention very carefully with awareness in relation to all the secondary causes which present themselves to you at any given moment. C'è una frase che ha detto da Maestro Jime Lingpa. There's a saying which was said by the Master Jime Lingpa. Dice se uno sua intenzione è buono, allora la via e la realizzazione è tutto è buono. He said that if one's intention is good, then the path and the fruit or realization is good. E se uno ce l'ha contrario, intenzione è cattivo, e sia realizzazione e la via tutto è male. But on the other hand, if one's intention is bad, then the path and the fruit or realization will also be bad. Quindi uno deve cercare di avere allenare avere intenzione buona. So thus one has to train to have a good intention. Per avere intenzione bene e vuol dire nel Mahayana Sutra vuol dire deve per mettere a disposizione a tutti beneficio per altri. To have a good intention at the Mahayana Sutra level means putting oneself, putting one's whole situation at the making it available to other beings completely. E quello che si dice nel Hinayana, tipo come il vuoto delle sutra oppure via della rinuncia, principio è non disturbare per altri. The Hinayana Sutra level with its vows and so on, the principle there is not disturbing others. Cioè uno se impara per esempio regola del Hinayana ce ne sono centinaia. And if one wants to learn the rules of the Hinayana, there are hundreds and hundreds of them. Ma se uno conclude che cosa si può fare per mantenere veramente il vuoto del Hinayana. But if you want to kind of come to a central conclusion to unify what it is that will maintain all the vows of the Hinayana. E cerca di cessare di disturbare per altri. Questo è il principio. Then you can kind of sum up all the vows as coming to this principle. Try to stop disturbing or harming others. Buddha ha detto nel sutra. Buddha himself said in the sutras. Prendendo esempio al se stesso e non disturbare per altri, dice. Taking example of how you are yourself, how you feel, don't disturb other people. Perché se qualcuno mi fastidia, mi fa male, che io accorgo, perché ce l'ho esperienza diretta. Because if somebody hurts me or does bad to me, I notice that, I feel it. Avendo questa presenza, allora dice che non deve disturbare a nessuno. So having that presence of what it's like to be disturbed oneself, don't disturb others. Ecco, questo è il principio della regola del sutra buddista, come è sorto. And this is the principle of the Buddhist sutras, as they arose. Non è che, per esempio, Buddha, quando ha insegnato subito, scritto un libro che si chiama Vinaya, regola del monaci. Because it's not that the Buddha, when he was beginning to teach the sutra teachings, right away sat down to write a rule book called the Vinaya for monks. Vinaya è sorto così e ogni tanto
che non andava bene, monaci magari comportava male, gente hanno avuto disturbato. Allora il Buddha dice, ecco, un monaco non deve fare questo. E sorge un'altra regola. Rather, the rules of the Vinaya arose every time, say, a monk did something which was not correct, or another person did something which disturbed somebody, then the Buddha would say, now, monks should not do this, and that is how the rules arose one by one. Un esempio, qualche volta monaci correva come forse una persona normale. On one occasion, for example, the Buddha saw some monks running like people, like ordinary people. Allora diceva, guarda queste monaci del Shakyamuni, non sono così, come si dice, rilassato, calmo, ma è così correva, è come pazzi. So then other people not connected with the Dharma would say, ah, now look at these monks of Buddha Shakyamuni, they just run around, they're not relaxed at all, they don't behave properly. Poi Buddha diceva, giorno dopo magari, dice, ah, i monaci devono essere presenti, che non deve correre così e disturba davanti visione della gente. So then the next day the Buddha spoke and said, now monks shouldn't run about like that in front of other people and disturb people that way. Un altro è, per esempio, un monaco e va a mangiare quando la gente offre il cibo, magari mangiava bocca aprendo grande così e buttava dentro cibo. Then on another occasion, say a monk would go to receive alms and then he would start eating and he would eat with his mouth wide open, kind of throwing the food into his mouth. E qualcuno diceva, ma guarda questi monaci del Buddha Shakyamuni e come sono maleducati. So then people would say, these monks of Buddha Shakyamuni, they're so bad mannered. Qualche giorno dopo il Buddha dice, i monaci non deve essere aperto così quando mangia, così poco educato. So then a couple of days later the Buddha spoke and said, monks should not eat in such a bad mannered way with their mouths wide open. Ecco, quindi capisce che cosa vuol dire questo, e che non è un legge e Buddha ha cominciato a scrivere. So you can see what that means. It wasn't that the Buddha sat down from the very beginning and wrote all these rules. Ma è tutto è per non annoiare gente, e anche per presentare una cosa giusto livello. But it all arose in order not to bother people and in order to find everything at the presenting itself in the right way. Ecco, questo tutto concludendo noi, se noi siamo un po' consapevoli, vuol dire allora non disturbare nessun modo per altri. Questo è il principio. So if you want to sum it up, if you really want to sum all the rules up, and if you are genuinely someone who's aware, you can say, don't disturb others. That's the total of it. Questa non è necessariamente deve essere per avere questa presenza. Non è necessariamente essere Hinayana. But you don't have to be somebody who's particularly attached to the Hinayana to behave in that way. Anche un praticante del tantrismo, anche praticante del tipo Dzogchen, anche praticante del Bodhisattva Mahayana Sutra, qualunque sia deve avere questa presenza, quello che si chiama consapevolezza. You don't have to be particularly Hinayana practicer. You could be somebody practicing tantrism, you could be somebody even practicing something like Dzogchen, or somebody who's working at the Mahayana level. Every level one should have that principle present. Ecco perché un praticante del Dzogchen, per esempio, molti maestri definiscono che si dice Dhamma Sunden, si dice, che possiedono questo anche il vuoto del sutra. Thus, many masters also say that the practitioner of Dzogchen has to be Dampa Samden. It means he has to practice the vows of the sutras. Non vuol dire che deve diventare monaco, ma vuol dire che c'è questo principio della conoscenza. It doesn't mean you have to become a monk. It means one has that principle of knowledge. E lo stesso anche deve capire quello del Bodhisattva. And you also have to understand that the principle of the Bodhisattva. Il principio del Bodhisattva è dedicare per altri e mettere a disposizione per altri. The principle of the Bodhisattva is to work for the benefit of others and to put oneself at the disposal of others. Ecco, ce ne sono due caratteristiche.
So there are two characteristics. Una è per non disturbare per altri. One is not to disturb others. E una altra è mettere a disposizione. And the other is to put yourself at the disposal of others. E qual è il principio del Mahayana Sutra? Which is the principle of the Mahayana Sutra? Quella che qualsiasi pratica che si fa o qualsiasi cosa che si svolge portare intenzione livello giusto, beneficio per altri. It's whatever the Mahayana, the Bodhisattva attitude is to whatever one action one's doing, whatever practice one is doing, to have the right intention there to always be benefiting others. Dobbiamo ricordare anche proprio è sorto Mahayana e dal questo principio. We have to remember that the Mahayana, truly speaking, arose from that principle. La storia importantissimo per comprendere Mahayana sarebbe, si dice che c'era un commerciante. And there's a story which is very useful in helping one to understand this Mahayana attitude, which says there was a great merchant. Un commerciante, capo commerciante, era un upaska. Upaska vuol dire un vuoto minore del Mahayana, del Hinayana, che possedeva. So this man was a chief of merchants, and he was an upasaka, which means that he had taken minor vows at the Hinayana level. Ce ne sono molti, quello che si dice in tibetano, genye si dice upasaka. Allora ci sono voti completo, semi-completo, o due voti, o un voto solo, tipo così. So this upasaka is genyin in Tibetan. There are many types of vows one can take. One can take complete vows, half-complete vows. One can take just one vow or two vows, and so on. Allora, lui era così che ha ricevuto questo voto e uno che rispettava. So this chief of merchants was somebody who'd taken this vow and he truly respected it. Allora, lui c'aveva uno principio del voto di non massare. So he had taken a vow with the principle that one shouldn't kill. Quando noi riceviamo un voto caratteristico del sutra del Vinaya, allora il voto questo genere vengono dal adesso io prendo questo voto fino alla morte, così si dice. When we take a vow of this Hinayana kind, what is said is that one takes the vow from this moment now until death. Non si dice io prendo questo voto fino alla realizzazione totale. One doesn't say I now take this vow until I reach total realization. Perché? Perché il vuoto è qualcosa legato con la nostra condizione materiale. Why? It's because a vow is something linked to our material condition. Deve applicare con nostra attitudine. Which has to be applied through our attitude. Nostra attitudine finiamo quando noi moriamo e il nostro corpo arriviamo nel cimitero. Our attitude comes to its end when we die and our body goes off to the cemetery. Ecco, quel momento abbiamo finito, voto non c'è, non se ne parla più. So at that moment of death, we finished with that vow, we can't speak of that any longer. Fino lì abbiamo tenuto, rispettato voto, allora accumulato buona azione. So if up until our death we've maintained that vow and continued to create good action, ecco, we have made a good action. Ecco, quindi non c'è eccezione quando c'è vuoto per fare diversamente. So there's no exceptions to that, which enable one to do it differently. One does it like that. Magari si dice qualcuno c'è vuoto e magari ridato vuoto, cioè non tiene più vuoto. Somebody could give their back a vow and then no longer be maintaining it. Quando uno ce l'ha una giustificazione precisa. If there's a precise, real justification for that. Altrimenti sempre il voto è così che si rimane. Otherwise, it's always that vow remains binding. Non si può dire, io ce l'ho questo voto, ma io mia intenzione è diversamente, allora faccio un altro modo. You can't say, okay, well, I've taken that vow, but with my intention I can do things another way. Ecco, questo è caratteristico del voto del sutra del Vinaya. This is a characteristic of the vows of the sutra level of the Vinaya. Quello è commerciante che guidando centinaia di suoi commercianti altri andava nel
nell'isola di gioiello per prendere gioielli. So this chief of merchants was leading a group of other merchants who were his dependents to an island of jewels to get jewels. Quando lui ritornava c'era mezzo questi un uomo cattivo potente. And on the way back there was amongst these people accompanying him a very bad man who was very powerful. Quell'uomo cattivo e che voleva assassinare tutti quelli che stanno nella nave. And this bad man who was with them wanted to kill all the people who were traveling together at that point in the same boat. Probabilmente per prendere la ricchezza, no, non si sa. Probably this bad man wanted to get hold of all their riches as well as his own. E quello commerciante capo è che lui ha scoperto questo. But the chief of the merchants discovered his intention. Allora e lui ha pensato, se io lascio indifferente questo uomo si può assassinare tutto. So then the chief of merchants thought to himself, now if I just remain indifferent to this situation, this bad man could kill all of us. Se lui massasse tutti questa gente, lui accumulerà un karma negativo e proprio infiniti. And if he should succeed in killing so many people, he will accumulate a really infinitely heavy negative karma. In più che ha distrutto tutte queste gente, loro vita e anche quelli soffrono. On top of that, he'll also kill all these people, taking their lives, and thus they'll suffer. Quindi per interrompere questa azione, per commettere negativo e anche per salvaggiare tutte queste gente, conviene che io masso quell'uomo. Therefore the chief of merchants thought, in order to cut off this negative action that this man will accumulate and also to save all the other people's lives, I must stop him. Lui non ce l'ha scelti un altro modo per salvare. So he had no other way, no choice, no way he could save the people otherwise. Se fosse lui ci aveva un'altra cosa, certo che non preferisce rimasare. But he decided that he must kill this man to stop him. If there was some other way, perhaps he would have taken it. Ecco, così lui ha ammazzato. And so he killed that bad man. E salvato tutte queste gente. And he saved all the other people traveling with him. Ma lui sentiva molto, molto colpa. But he felt a great deal of guilt. Perché lui c'era voto del upasaka. Because he had this vow. This allora upasaka lui vow. Ha rotto questo voto. And he had broken that vow. Dopo è appena arrivato sulla terra e lui è andato da Buddha Shakyamuni per confessare. So then, as soon as he got back to dry land, he went to Buddha Shakyamuni to confess. Buddha Shakyamuni ha detto, tu hai rotto il vuoto, questo è vero, però e non ha fatto male. So Buddha Shakyamuni said to him, you have indeed broken your vow, but you haven't done something bad. Ma tu non hai massato con l'ira, con la rabbia, con l'odio. Because you didn't kill with hate, with anger, with hate and with anger. Ma hai massato e con compassione per interrompere e cessare questa azione cattiva e anche salvare altri. But you killed with compassion in order to save that man from his negative action and to save the lives of the others. Ecco, questo è uno dei principali esempi che danno nel Mahayana Sutra per far capire intenzione è più importante delle cose. And so this is one of the principal examples given in the Mahayana Sutra to show the importance of intention over all other things. Cioè, quello è un esempio dato così, ma non vuol dire che intenzione è importante e deve andare a ammazzare qualcuno. Of course, this is an example given to illustrate the importance of intention. It doesn't mean that one is supposed to go out killing people, of course. Quindi noi sappiamo di solito qualsiasi pratica, sia tipo sutra, sia tantra, qualsiasi cosa che facciamo, all'inizio ci abbiamo uno, si chiama rifugio e bodhicitta. And so we know that in relation to whatever practice we do, whether it's sutra or tantra, we have at the beginning, we have what's called a bodhicitta. Ecco, rifugio e principio e sorge dal sistema del Hinayana. We have a refuge and a bodhicitta. The refuge is that which arose in the system of the Hinayana. Vero suo senso e vuol dire accettare questa via e riconoscere. And the real sense of the refuge is that one makes a recognition and an acknowledgement that one follows that path. Io accettando questa via, allora non
entra, disturba a nessuno. I accept that path and I don't enter into disturbing anyone. Quando si dice bodhicitta, allora vuol dire mia intenzione del fare questo tipo di pratica è per il beneficio del tutti essere. So then my bodhicitta means that my intention to follow this kind of practice is for the benefit of all other beings. Mia azione, intenzione, qualsiasi cosa quello che sta facendo e mettere a disposizione al tutto essere. My action, my intention in whatever I'm doing is to put it at the disposal of all other beings. Ecco, questo è il principio che noi sempre facciamo, il motivo è così, è proprio pratica, principio del Sutra Buddhista. So the real principle of the Sutra Buddhist practice that we do is this. Quando noi spieghiamo per conoscere, che cosa vuol dire bodhicitta? When we explain to make it understood what bodhicitta means. E si dice in tibetano Mempa e Ngyupa, ce ne sono due principi. We say in Tibetan Mempa and Ngyupa, which are two principles. Mempa vuol dire svolgere intenzione. Mempa means carrying out an intention. Ngyupa vuol dire entrare nel questa intenzione in pratica qualche cosa. Ngyupa means entering in practice with that intention. Maestro Shantideva ha fatto un esempio nel testo Bodhisattva Acharyavatara. In the Bodhisattva Acharya text, Shantideva, the great master, said. Questo esempio del Mempa e Ngyupa è come uno c'ha l'intenzione di viaggiare e Ngyupa è come prepara valigia e cammina, comincia a camminare. So he said, he explained Mempa and Ngyupa by saying, by giving an illustration, saying that it's like, on the one hand, having the intention to make a journey, and what's different from that is actually packing your bags and going. Quindi è nostra intenzione in generale, quello che c'è beneficio per tutti gli esseri, sempre dedichiamo, questo si chiama Mempa, intenzione. So the level of intention of our dedicating practice or to others, that's Mempa. Ma non è sufficiente solo avere un pensiero buono. But it's not enough just to have a good thought. Ma deve entrare in qualche modo in azione. One has to enter in some way into action. Ma azione può essere per la realizzazione e migliaia di azioni che si può svolgere. One can carry out thousands of actions for realization. Noi non possiamo svolgere migliaia di cose insieme. We can't do a thousand things all at once. Noi viviamo nel tempo, limiti. We live within the limits of time. Quindi prima deve fare A, poi deve fare B, poi deve fare C. So we have to kind of proceed doing A first, then B, then C. Ecco, questo vuol dire azione specificato. That means specific actions. Quindi quello specificato quando noi entriamo e applichiamo, quello si chiama Ngyupa. So then what we mean by this Ngyupa is entering into a specific action. Anche nella pratica, e di solito molti quando fanno pratica magari usano pure parola per allenare la mente. And when many people enter into practice, they use these words as a kind of mental training. Si dice per beneficio del tutti essere, per questo motivo che deve realizzare. They say at the beginning something like one has to realize oneself for the benefit of all other beings. Cioè non si intende solo realizzazione beneficio per il personale. That's to say one isn't trying to arrive at realization only for one's personal benefit. Per quel motivo adesso io faccio questa pratica, dice, e poi comincia la pratica. So one says at the beginning, for this reason, for the benefit of all others, for that reason I now do practice. Then one enters into practice. Quindi questa si chiama bodhicitta. That's what we mean by bodhicitta. Se uno usa parola, se non usa parola, non è tanto che risolve usando parola, ma è piuttosto deve avere questa intenzione, non so deve mancare. Whether one uses words or not, the words are not what's of essential importance. What is of essential importance is one has to have the right intention there. Questo è insegnamento, il sistema che si chiama Buddhisti Sutra, è la via della rinuncia. So this whole sutra system of teaching and practice is what's called the path of renunciation. Poi noi abbiamo tanti pratica in generale, soprattutto coloro che seguono tradizione buddhista tibetana, e abbiamo
via della trasformazione, tantrismo. Then we have, above all those of us who are following the Tibetan Buddhist system, we have many tantric practices, the whole system of tantrism, which is the path of transformation. Quando uno entra, utilizza questa... Then we have, above all those of us who are following the Tibetan Buddhist system, we have many tantric practices, the whole system of tantrism, which is the path of transformation. Quando uno entra, utilizza questa pratica, cerca di conoscere, allora uno deve essere un pochettino più aperto, deve avere una idea un pochettino più largo. When you enter into this kind of teaching and practice, you have to have a more open and a kind of more wide view and attitude. Perché? Perché tantrismo non è un insegnamento che Buddha Shakyamuni ha insegnato al Bodhigaya o Benares. Because this tantric teaching is not something which Buddha Shakyamuni in a human body sat and taught at Benares or at Bodhgaya in India. Qualche volta buddhisti dicono che tipo come Kalachakra, Gaya Samaja, queste manifestazioni che è stata manifestazione del Buddha Shakyamuni, così si dice. Because it's said often that these teachings such as the Gaya Samaja and the Kalachakra were taught by Buddha Shakyamuni making a manifestation. Ma non cambia nulla se è manifestato Buddha Shakyamuni o un altro illuminato, realizzato. But it doesn't change anything of the principle of the thing, whether it was actually Buddha Shakyamuni manifesting who taught it or another illuminated Ma coloro che seguono questo metodo, questo insegnamento, interessa sarebbe realizzare. Because the real interest of somebody who's learning about this teaching or following this teaching is in their realization. Quindi deve comprendere il principio del tantrismo. So you have to understand the principle of tantrism. Non deve rimanere sempre idea solo come sutra buddhista, un insegnamento orale. You shouldn't think, you shouldn't keep up a kind of idea that like the sutra teaching it's just an oral teaching. Prima cosa che deve capire bene, insegnamento tantrismo e non è un insegnamento che è legato tanto a cose materiali, come è insegnato, si dice, ecco questa è la sofferenza, poi come deve cessare la sofferenza, eccetera, eccetera. So you shouldn't think that the tantric teaching is something like the sutric teaching, which is linked very much to the material level, and which has explanations in it, like this is suffering, look, and this is how suffering is caused, and this is how one must see suffering, and so on. Molti maestri quando insegnano tantrismo pure ogni tanto spiegano molto largo spiegazione del quattro nobili verità oppure due verità, quella del relativo e assoluto. Many masters who explain tantrism do very often give a very very wide explanation, which does include something about the four noble truths and the two truths, the relative and absolute, and so on. La verità è questi sono molto sistema del buddhista sutra, perché il buddhista sutra è, nel buddhismo è diventato come una colonna per rappresentare il buddhismo. But really the principle is that those teachings do come from the sutra level, because the sutra level has become a kind of central pillar which is used to support the fact that these are actually Buddhist teachings. Ma non è principale, tantrismo è questo. But the principle of tantrism is not that. Voi sapete, per esempio, nel sutra, Mahayana Sutra, quando parla, che cosa parla? Principale è parla del shunyata, lo stato vuoto. You know, in the sutra teachings, in the Mahayana Sutras particularly, they speak about a principle of shunyata, voidness. Se voi sapete anche Sutra Prajnaparamita Siddhaya, che utilizzano tantissimi, tutte tradizioni buddhisti, compresa anche la tradizione del Zen, che tutti recitano. You know the Prajnaparamita Siddhaya is a sutra which many Buddhist traditions, in fact all, including Zen, recite. Che cosa parla? Parla è dalla nostra condizione relativa, concreta, dal nostro corpo, dai nostri sensi, dimostrando che non è concreta, che esiste il reale, e così si porta nello stato del vuoto. So this sutra, which is also called the Heart Sutra, goes through our relative condition
goes through our body, all of our senses, and also many things related to the teaching, showing how they're all void of self-nature, one by one, and thus carrying one into the state of voidness. Quando uno è trovato nel questo stato delle vuota, allora è considerato, ecco, questo è quello che si dice, la verità assoluta. When one finds oneself in that state of voidness, then it's said, now this is the absolute truth. Questo è anche lo stato della meditazione. And this is also the state of meditation. Ma nel tantrismo questa è la partenza. Now, for tantrism, this is the starting point. Ecco, perché deve capire questo principio. So you have to understand this principle. Molti maestri quando parlano del sutra, anche nel tantra, molte volte spiegano, dice, vuoto è del compassione. Many masters, when they explain sutra and tantrism, they speak about voidness and compassion. Nagarjuna anche dice, se il shunyata, senza compassione shunyata niente, non c'è senso. Nagarjuna said, for example, if there's voidness without compassion, shunyata without compassion, then that shunyata is of no value. Se voi avete letto anche Mahamudra del Saraha, c'è lo stesso spiegazione. And if you've read the Mahamudra of Saraha, there's also the same explanation there. Quindi che cosa vuol dire questa compassione? Compassione non vuol dire solo in questo caso quello che parla nel sutra come mio intenzione. So what does this compassion mean? It doesn't just mean like the Mahayana sutra level where one is working with one's intention. In compassione vuol dire tutto sul livello relativo e quello che sorge anche nel nostro mente. So what it means is that all the relative dimension is arising also in my mind. Quella è rappresentato compassione nel sutra. And that which is arising is spoken of as compassion. Nel tantrismo si dice questa è manifestazione dell'energia. That which is spoken of as compassion in the sutra level is spoken of as in tantrism as energy. Ecco, quindi quello che applica, quello che cerca di entrare nella conoscenza del tantrismo è quella dell'energia. So the way that one applies this and what one tries to enter into is this energy in tantrism. Nel tantrismo che cosa parla dall'inizio? Dall'inizio parla come si manifesta. So what does one speak about in tantrism? Right from the beginning one speaks about how manifestation takes place. Per esempio, noi ci troviamo nel un stato del vuoto. Suppose we, for example, find ourselves in a state of voidness. Quella sarebbe quello che parla delle shunyata. This is what's spoken of as being shunyata. Allora, dentro questa dimensione del vuoto, che cosa sorge? Sorge qualche parola, per esempio. Then in that state of voidness, what arises? Perhaps a word or syllable arises. Un parola è rappresentato con un colore. A word represented by a color. Che cosa vuol dire una parola? What does a word mean? Una parola rappresenta un suono. A word represents a sound. Perché noi vediamo una parola e sappiamo leggere. E leggere significa c'è un legato con un suono. Because when we see a word, we can read it, and the fact that we can read it means it's linked to a sound. Quindi si può dire parola è la forma del suono. So one can say that a word or syllable is the form of sound. Ecco, questo è presentato con un colore. This is represented by a color. Colore è come si manifesta energia. Attraverso il colore e si può entrare anche nel cosa materiale. And so it is through color that energy can manifest as material things. Ecco, quindi manifestazione sono stati attraverso della luce, del colore. So manifestations come about through light and through color. Ecco, quindi noi anche sviluppiamo nostra conoscenza, lavoriamo con questa chiarezza dell'energia. And so we, in developing our state of knowledge, develop through this clarity, through this energy. That's what we apply in tantrism. Così sappiamo anche quando parla dello stato, si dice stato del Dharmakaya, del Sambhogakaya e Nimanakaya. So you know that when we speak about the state, that's to say the state, states of Dharmakaya, Sambhogakaya and Nimanakaya. Dharma, che cosa vuol dire? Già sappiamo, Dharma vuol dire l'esistenza. Dharma, what does that mean? We've already spoken about that. Dharma means existence. Kaya, molte volte noi comprendiamo
capiamo, kaya vuol dire il corpo, ma vuol dire dimensione. Kaya we all often understand as body, but kaya really means dimension. Perché? Perché corpo è anche vuol dire questo è limitato dimensione materiale e si chiama corpo nostro. So when we speak about body, we mean something our limited material dimension, we mean say our body, something ecco. Limited. Quindi se una manifestazione una dimensione e che è compreso tutto e vuol dire questo è anche corpo. So that if there is a dimension of manifestation which includes everything, that also is a kind of body. Questa è condizione dell'esistenza come è sua dimensione, quella è chiamato nome semplicemente Dharmakaya. This condition of existence inherent and as it is, that is what we call by the name Dharmakaya. Ma non vuol dire così che soltanto una condizione come vuoto nulla. But it doesn't, this name doesn't indicate a condition of complete voidness. Come detto Nagarjuna, se non c'è compassione è vuoto e non c'è sua funzione. Because as Nagarjuna said, if voidness does not have its compassion, then it has no function. Così noi sappiamo anche nostra condizione della mente, se è uno e va a fare ricerca della mente, non ci troviamo niente, solo è shunyata, vuoto. We know that we have our mind, and yet if we examine anything within the mind, if we examine any particular thought, we find nothing there, emptiness. Ma non vuol dire è vuoto che non c'è nulla, perché si manifesta. But that doesn't mean that the mind is emptiness in the sense of nothing at all, because there is continual manifestation. La mente anche è collegato con la nostra coscienza dei sensi. Our mind is linked to our sense consciousnesses. Quando coscienza dei sensi, quando c'è contatto con gli oggetti, sembra non manca la chiarezza. When the senses have contact with their sense objects, then we also have clarity. That's così not lacking. Così nostri anche i pensieri, anche se non trovando nulla, è continua che sorge. So then our thoughts, even if we can't find anything when we observe any thought closely, nevertheless there is a continuation. Ecco, questo è legato con la funzione della nostra energia. And this is linked to the functioning of our energy. Anche se è vuoto sua condizione, natura, però non manca mai questa manifestazione. Even if its nature, its condition is void, nevertheless there is never lacking this continual manifestation. Quando uno sa questo e principia, allora c'è anche modo di portare nel questa conoscenza attraverso lavorando con l'energia. When one knows that this inherent condition exists, there's also a way of carrying oneself into it, working through energy. Ecco, quindi nel tantrismo, per esempio, prima vuoto, dal vuoto sorge parola con colore, e poi dal parola magari sorge elementi. Thus, in tantrism, very often one will find first there is voidness presented, then the syllable with its color arises, and then through that the elements are said to arise. E come noi creiamo mentalmente, sviluppiamo una visualizzazione del tantrismo, questo è parallelo anche come è nostra condizione. So the way in which we work in tantrism when we build up a visualization is exactly the same way that our actual condition manifests itself. Allora noi dobbiamo capire un lato stiamo lavorando una pura visione creando dell'entrare nella una manifestazione della mandala, ma questo è stesso anche nostra visione karmica è parallela. So you have to understand that on the one hand we are working to enter into a pure dimension of vision through our visualization, and we're developing that through a process, but the process we're applying is the exact very same process through which our karmic vision, our whole karmic vision has manifested. Così noi allora ci abbiamo quello che si dice nel tantrismo cerem e zoren per progredire tutto, sviluppare tutta la nostra manifestazione e anche per completare questo, integrare con nostro l'energia. So thus in tantrism we have the two stages of practice known as cerem and zogrem. The first is the development stage of developing the entire visualization, and then there is zogrim, which is the stage of integrating, in which one integrates through one's energy. Ricordate, noi abbiamo
nostra l'esistenza, il corpo, la voce, la mente. Remember that we have our three levels of existence as body, voice and mind. Quello che si dice, tipo come sutra insegnamento, legato con le cose materiali, vuol dire più con il corpo. And then remember that the sutra teaching is linked more to material things, as I explained, which means it's linked more to the dimension of body. Ricordate anche, quando riceviamo il vuoto e manteniamo fino alla morte, un esempio, vuol dire che è legato con il corpo. And remember also that when one takes those kinds of vows I spoke of, they're taken until one dies. That means those vows are linked to the level of body. Invece insegnamento, tipo come il tantrismo, è legato qualcosa con il simbolo del nostro, quello che si dice, lo stato della voce. But remember also that tantrism is then linked to what is called the state of our voice. Cioè, questo vuol dire qualcosa proprio, lavora con l'energia. That's to say that it is, truly speaking, something that works with energy. Voce, che cosa vuol dire? Voce vuol dire anche la respirazione, anche vuol dire prana, che è legato con la respirazione. Voice means both one's breathing and also one's prana, which is linked to breathing. Anche voce vuol dire i suoni. And voice also means sound. Ecco, quindi suoni è legato tipo come il mantra, mantra è legato con le parole. So sound is linked with mantra. Mantra is linked to syllables. Ecco perché si dice anche tantrismo, si dice mantrayana. That's why tantrism is also called mantrayana. Non è motivo perché nel mantrayana c'è recitare qualche parola. The principle isn't just that tantrism is about reciting some words. Perché è quello stesso parola, quello che si utilizziamo è simbolo delle forme dell'energia. Because those same syllables and words that we recite are symbols of forms of energy. Ecco, questo è il principio, deve capire anche suo caratteristico del trasmissione come viene. So you have to understand that the principle we've explained of how manifestation comes about is also linked to the principle of the very transmission of tantrism. Perché se non comprende, questo è caratteristico del trasmissione del tantrismo, e non si può capire tantrismo. Because if you don't understand this principle of the transmission of tantrism, you just can't understand tantrism. Ecco perché gente ce l'hanno sempre idea abituato delle sutra buddhiste, allora pensa, ah, tantrismo è importante, interessante, Buddha Shakyamuni ha insegnato, per esempio. But people who are very conditioned by sutra teachings, they have to bring that in also into consideration with tantrism, and they say, oh yes, tantrism of course was taught by Buddha Shakyamuni. Oppure qualcuno dice, ma Buddha non ha insegnato come suo corpo materiale così, ma ha insegnato con sua trasformazione, magari prima della sua paranirvana è manifestato Kala Chakra e dato insegnamento Kala Chakra, così dicono. And people with that kind of inclination are usually will say something like, yes, Buddha Shakyamuni transformed himself in some way to teach these teachings. Ah yes, before Buddha Shakyamuni manifested his paranirvana, he manifested in a certain way to teach the Kala Chakra. That's what the people with that inclination usually say. E idea molto, questo è per uno che si sente troppo buddhisti. And you could say that the idea of this is that somebody is kind of a bit over Buddhist. Perché non è necessariamente deve essere buddhista materiale. Because you don't have to be a Buddhist insisting in a material way about it. Buddhismo può essere una conoscenza del Buddha che Buddha ha trasmesso. Quella è il più valore dell'altra cosa. The most valuable form of Buddhism would really be to enter into that state of knowledge which Buddha himself realized. Non deve considerare come Buddha Shakyamuni ha fatto come un attore, un giorno fa monaco, un giorno fa yapi e yum. You don't want to think that Buddha Shakyamuni was like a kind of stage actor who one day was acting being a monk and the next day was acting being a manifestation. E tutto ce ne sono. Ci sono principi molto diversi. There are very different principles there. Ecco, non vuol dire, per esempio, trasmissione del tantrismo, non vuol dire qualcuno che parla.
When we speak of tantric transmission, it doesn't mean somebody speaking. Nemmeno vuol dire che qualcuno anche ascolta o segue come un insegnamento normale. Nor does it even mean somebody listening and following in the way of a normal teacher. Si dice insegnamento del Sambhogakaya, si dice. It's called the teaching of the Sambhogakaya. Che cosa vuol dire Sambhogakaya? Dimensione della chiarezza, dell'energia come si manifesta. What does Sambhogakaya mean? It means the dimension of clarity and of energy, how that dimension manifests. Anche non vuol dire qualcosa stabilito lì come un teatro e pronto questo primo atto, secondo atto e terzo atto. Nor does it mean a kind of theater situation where the stage is already there, first act now, second act and so on. Ma Sambhogakaya vuol dire una dimensione che manifesta sua qualificazione. But Sambhogakaya means a dimension which manifests its actual inherent qualities. Per esempio, se noi andiamo di fronte a un specchio. Supposing we go in front of a mirror. E che cosa troviamo? Troviamo il riflesso nostro. What do we find there? We find our reflection. Perché? Perché il specchio non c'è una sua forma. Because a mirror itself has no form. E specchio è una capacità, una potenzialità. A mirror is a capacity, a potential. Una potenzialità del qualificazione infinito, e si chiama Sambhogakaya. A potentiality of infinite manifestation, that's what we mean by Sambhogakaya. Quindi altro verso questa potenzialità è magari è manifestato infiniti. So through this potentiality there may be is an infinite capacity of manifestation. Anche questo è fuori del tempo. And this is all beyond time. Quindi non vuol dire che come si svolge come un teatro. So it's not something that's kind of working like a theater presentation. Ecco, quindi è anche motivo che noi ci abbiamo nel tantrismo forma e centinaia e migliaia di forme è diverso. Il motivo è questo. And that's also the reason why there are hundreds of different forms presented at the Sambhogakaya level. E molti di questi insegnamenti tantrismo non è che è un insegnamento sotto sulla terra, magari è sotto altre dimensioni, altri esseri. Many of these tantric teachings didn't actually arise on this earth. They are teachings which arose on other planets or other dimensions. Soprattutto nell'insegnamento tantrismo, nella tradizione della scuola Nyingmapa. Eh? Above all in the tantrism of the school, of the Nyingmapa school. Quando dividiamo e ci abbiamo tantrismo, ce ne sono due livelli, trasformazione, graduale e non graduale. There we have a principal division of two types of visualization, gradual and non-gradual. E uno che si chiama Anuyoga, uno si chiama Mahayoga. One of which is called Anuyoga and the other of which is called Mahayoga. Molti maestri della scuola Nyingmapa per fare un po', come si dice, relazione pubblica con altre scuole. Many Nyingmapa masters to take care of public relations in, as you could say, in relation to other schools. Quando nel Nyingmapa fanno analisi delle tre yoga, Mahayoga, Anuyoga, Adiyoga. When they make an analysis of the three yogas, Mahayoga, Anuyoga and Atiyoga. E poi dice che questi sono corrispondono nella tradizione altre scuole che si dice Tantra paterna e materna e neutrale. They say that these correspond to what's called father, mother and neutral tantras in the other schools. Ma e questo non corrisponde per niente, ma fanno così per un po' di specie di relazione pubblica. These things don't really correspond at all, but it's done by those masters as a kind of public relations gesture. Perché non è principio, perché loro dicono nel Anuyoga, per esempio, parla molto del tipo come energia, canale, chakra, eccetera, e simile tantra materna. So in the Anuyoga they speak about channels, chakras, etc. And that they say that's similar to the mother tantras. Questo non vuol dire niente, perché tutti tantra parla del completo, perché tutti è completo via. That doesn't mean anything, because all tantras speak completely about all these things, because a tantra is a path in itself. Magari è tipo come nel Mahayoga, quello che si dice, oppure Anuttara Tantra nell'altra scuola, Tantra superiore. So then, as far as the
Mahayoga or the Anuttara Tantra, which are called higher yogas in the other tradition, che danno tanto importante sul livello del CRM, della visualizzazione e sviluppo uno per uno, che queste caratteristiche danno più importante, questa è, si chiama Tantra Paterna. So they give a great deal of attention to the Kerim, the careful detail by detail building up a visualization, and they call that Father Tantra. Ma è quello che tipo come Ceren è spiegato, ma è ancora è magari più lavorato sul canale, chakra, eccetera, per integrare questo in condizione dell'energia dell'individuo. Quello è chiamato Tantra Materna, caratteristico. But when one carries out the integration of the visualization into the channels and chakras of the individual, which is that process is called Dzogrim, that is really the Mother Tantra. Più o meno è tutto abbastanza bilanciato, questo si chiama Tantra neutrale. And when the two different types of work are more or less balanced out, those are called neutral tantras. Ecco, ma tutti sono sia paterna, materna, neutrale, qualunque sia visualizzazione, trasformazione graduale. But whether it's maternal or paternal tantras, what they're doing in those tantras is working with gradual visualization or transformation. Graduale, che cosa vuol dire? What do we mean by gradual? Graduale vuol dire, per esempio, noi visualizziamo prima di tutto una parola che rappresenta questa parola magari il nostro stato, nostro natura della mente. Gradual means first we visualize a syllable, that syllable representing the state of our mind. Questo si dice il seme della potenzialità della manifestazione. And this is called the seed of the potentiality of manifestation. Allora è piano piano sviluppando dal questo deve sviluppare manifestazione uno per uno. And slowly, slowly developing that, one has to visualize the manifestation detail by detail, one by one. Quale è colore, quanti mani ci sono, quanti piedi ci sono, quale ornamento, nel prima mano che porta, seconda mano che porta. Deve lavorare mentalmente tutto, è una specie di costruzione. And mentally working, one has to build a whole kind of construction detail by detail in this kind of practice, where you have to visualize the color of the body, all the various ornaments one by one. In the first hand, on the right hand side, there's this ritual implement, second hand that, and so on. Quando tutto è completo, allora e trova nel questo specie di presenza totale che si trova, quello si chiama compiuto del CRM. So when you find yourself in present in the whole constructed mandala perfectly completed, that is the completion of the CRM. Allora quando uno è abbastanza allenato su questo è presente, allora questo si integra con la nostra energia adesso, comincia pratica altri tipi come chakra, energia, tutti questi canali, eccetera. So then when you have built that up and more or less have trained sufficiently in that caring practice, so the visualization is intact, complete for you, then you work more with the caring, which is integrating that with our through our energy, our channels and our chakras. Ecco, questa è, allora è questa manifestazione del cerebro in qualcosa e diventa vivo con nostro proprio nostra energia. Then that whole manifestation of the Kerim becomes something really livingly integrated with our energy. Nel questo simbolo del Kerim zone, allora entra, integra al fine e tutta la nostra dimensione, visione pura, impura, qualsiasi cosa nel questo integra, quello si chiama Mahamudra, grande simbolo. So when this dimension of the Kerim and our own energy are completely integrated, then our whole dimension is what is known as the Mahamudra. Quando si dice quello particolare nel scuola Nyingmapa che esiste Anu Yoga. But then in the Nyingmapa school particularly there exists a characteristic practice there which is called the Anu Yoga. Questa Anu Yoga e suo metodo è anche trasformazione come Anuttara Tantra, uguale. This method of Anu Yoga is a path of transformation practice, so that part of it is the same as the Anuttara Tantra. Ma nel Anu Yoga non c'è principio
tanto importante che deve costruire qualche cosa. But in the Anu Yoga, the principle is not so much that one has to construct something. Non è necessariamente uno deve allenare visualizzazione uno per uno, tutti i singoli, e al fine arriva a una conclusione. The principle here is not that you build up the visualization detail by detail, one by one, and then arrive at a kind of conclusion. Ma è più importante è sentire questa presenza. But what is more important here is to feel the livingness of this presence. Perché il principio non si sviluppa dall'uno, si chiama potenzialità del sviluppare questa energia. Because here the principle isn't that it's developing from a potentiality to develop energy. Ma comincia parte dalla conoscenza del proprio condizione dell'individuo, qual è? But it's developing from an understanding of the real, true, inherent condition of the individual as it is. Questa condizione è chiamato, Sunru vuol dire auto-perfezionato, sin dall'inizio, a tutti gli esseri. So this condition of the individual is called Lundrup. It exists for all beings and it's considered to be self-perfected, pure from the very beginning. E non c'è nulla da costruire qualche cosa di nuovo. So since it's self-perfected from the very beginning, there is nothing to be recreated. Ma anche se è così, sin dall'inizio è perfezionato, però non ci abbiamo questa conoscenza, siamo condizionati dal dualismo. But even if it does exist from the very beginning, nevertheless we don't have that state of knowledge ourselves because we are conditioned by dualism. Attraverso questo abbiamo costruito tantissime passioni, attraverso passione e tantissimi ostacoli. So through this we've created so many passions and through so many passions we've created so many obstacles to that, ecco, state. Così è, siamo ignorati di questa conoscenza. And thus we are completely ignorant of that state of knowledge which is our own condition. Come deve fare allora per ritrovare nel questo è vero condizione? So how can one find oneself in that true condition again? E prima di tutto i maestri che con il loro insegnamento fa capire che ogni ciascuno che possiede questa qualificazione. Firstly, masters through their teaching teach the individual that every individual does have this inherent condition themselves. Allora adesso cerca questa qualificazione dell'altro verso trasformazione, entra nel questa conoscenza. So then through the qualities of this transformation one tries to enter into that state of knowledge which is one's own condition. Modo di entrare e modo di trovare nel questa conoscenza si chiama una trasmissione. The way of entering, the way of finding oneself in that state which is one's own condition, that is called a transmission. Questa trasmissione è legato con un metodo della trasformazione. And this transmission is in this case linked to a method of transformation. Ecco, un attimo che questa trasformazione metodo come è quella qualificazione un attimo è che presente. So in an instant this manifestation with all its qualities is present. Non è che costruito qualche cosa, ma è manifesta quello che è. It's not that something is constructed, that which is has manifested. Ecco, quindi uno deve avere questo più presente invece di costruire. Questo è il sistema dell'Anu Yoga. So this is the Anu Yoga system. One enters directly into that presence instead of constructing something. Ecco, quindi sua conoscenza sin dal principio autoperfezionato anche al fine con tutta integrazione e si trova nel questo perfezionamento. So then entering in this way into one's own state which was as that which was like that from the very beginning, one finds oneself in the state of self-perfectedness. Ecco, alla finalità dell'integrazione questo stato nel Anu Yoga si dice Dzogchen o grande perfezionamento. So the end of that practice, as it's practiced in the Anu Yoga, is called Dzogchen, or the great perfection. Ma è la via della trasformazione questo. But this which we've been speaking about is still the path of transformation. Quindi è molto chiaro, non c'entra niente tanto la paterna materna lì. So there it's quite should be quite clear, father and mother tantras don't come into it. Deve capire che esiste nella trasformazione un modo graduale e non graduale. What you have to understand is that there, as far as transformation practice consists, there exists both
the gradual and the non-gradual methods. Che se uno sa questo, allora si può capire anche motivo della considerazione sin dal principio qual è. If you understand this, you'll know what the real reason why this practice is being practiced like that right from the very beginning. Tuttavia, tutta questa via della trasformazione sono stati agli individui, coloro che ce l'hanno capacità di ricevere questo. And you have to remember that these manifestations arose first to those individuals who had sufficient capacity to receive such a transmission. Noi consideriamo, per esempio, mettiamo Buddha Shakyamuni ha manifestato Kala Chakra. Let's say that Buddha Shakyamuni had manifested the Kala Chakra. Non vuol dire che Buddha Shakyamuni ha manifestato Kala Chakra davanti indiani ordinari, persone ordinarie che tutti vedono e tutti che ricevono. This doesn't mean that Buddha Shakyamuni manifested himself as Kalachakra in front of ordinary Indian folk who just happened to be around. Ma vuol dire che hanno avuto questo contatto, questa trasmissione agli esseri che ce l'hanno, queste capacità che si chiamano Rinzin. But what really and truly happened was that there was this contact with this transmission which Buddha Shakyamuni manifested that was received by people who had the capacity. Such individuals are known as Rinzin. Nella storia della tradizione dell'Anu Yoga, nel Nyingmapa, allora c'è spiegazione, tutti tipi di Rinzin, Rinzin della divinità, Rinzin della Naga, Rinzin delle altre dimensioni, di altri tipi di essere. In the history of the Anu Yoga, of the Nyingmapa school, there is a whole history of all the Rinzin, the different types of Rinzin, Rinzin of the divinities, Rinzin of the Naga, Rinzin of other dimensions. E perché deve essere Rinzin per ricevere questo insegnamento invece di una persona ordinaria? So why does one have to be a Rinzin in order to be able to receive this kind of teaching or transmission to begin with? Noi sappiamo la storia del Padmasambhava, per esempio. We know the history of Padmasambhava, for example. Almeno chi sa un po' questa storia, magari credono un po'. Che Padmasambhava è detto che ha manifestato grande trasferimento, non ha manifestato della morte, ma è corpo della luce. Those who know the life story of Padmasambhava will perhaps know and perhaps believe that Padmasambhava didn't manifest an ordinary death like human beings, but through a practice known as the great transference manifested a body of light. Corpo della luce che cosa vuol dire? Vuol dire il nostro corpo materiale entra nel sua natura dell'energia. What does a body of light mean? It means that our material body enters into its essential nature as light. L'essenza dell'energia sarebbe dei elementi che rappresentano il colore. The essence of of our energy means the essence of the elements. Elements are represented as color. Anche se è così, il corpo della luce, Padmasambhava, noi ci crediamo, magari ci crediamo anche qualche volta quando noi facciamo un guru yoga, che Padmasambhava è presente di fronte di noi, ma noi non ci vediamo. So then, since we consider that he manifested like this, when we're practicing guru yoga, we may consider that Padmasambhava is in front of us, even though we can't see him. Perché è colpa nostra che noi ci abbiamo tanti ostacoli e non è sufficiente la chiarezza. It's our fault. It's our responsibility that we can't see him because we have so many heavy karmic traces that we can't see his dimension. Se noi siamo Rinzin, vuol dire Padmasambhava è presente come visibile. But to explain what a Rinzin means, if we were a Rinzin, we would be able to see Padmasambhava as if he was really present there in front of us. Ecco perché tutti questi genere del Rinzin c'è possibilità di ricevere questi trasmissione attraverso trasformazione. So all these types of various types of Rinzin can receive transmission through the various types of transformation. Ecco, quando vengono trasformazioni a ricevere insegnamenti, ricevono come la manifestazione secondo alla circostanza come è. So when a Rinzin receives such a transmission of transformation,
the transformation that manifests comes about according to the conditions that exist there where in the moment of its happening. Facciamo un esempio. Let's make an example. Noi conosciamo Heruka Heva, Hayagriva. Let's say we know the form of the Heruka Hayagriva. Hayagriva è che c'ha una testa di cavallo. Hayagriva has a horse's head. Allora, e testa di cavallo perché esiste? Perché si dice questa trasformazione principale è stato agli esseri che si chiama Tsa. So why does this manifestation have a horse's head? It's because it arose first to the class of beings known as Tsa. Perché classe di tipo di essere delle Tsa è che ce l'hanno una testa come cavallo. Because these class of beings known as Tsa have horses' heads. Noi chiamiamo testa di cavallo perché? Perché ci conosciamo testa di cavallo. Why do we call this manifestation? Why do we speak of it as having a horse's head? It's because we can recognize the form of a horse's head. Ma noi non ci abbiamo una conoscenza di altro tipo di essere la faccia come cavallo. We don't know really of the existence ourselves of other types of beings who might have a horse's head. Ma e non sappiamo veramente se è cavallo o no. We don't even really know if that's a horse's head there or not. Sappiamo per esempio manifestazione della Dakini Sihamukha. We know for example the manifestation of the Dakini Sihamukha. Noi Sihamukha vuol dire la faccia del leone. Sihamukha means lion-faced one. E noi chiamato così leone, ma non c'è garanzia che è leone. We call it a lion's face, but we don't have any guarantee that it's really a lion's perché face. Noi non ci conosciamo inoltre leone. Because we just don't know anything beyond a lion. Ecco, quindi è nel tantrissimo, perciò ho detto che deve avere un po' più aperto idea. So this is why I said that if you want to approach tantrism, you have to have a more open, wide view. Idea dell'universo, anche noi di solito ci abbiamo un'idea ampio, largo. We usually have an idea of the universe as a pretty large place. Noi sappiamo quando guardiamo la notte nello spazio, quando c'è lo sereno, vediamo tante stelle e sappiamo anche molte stelle sono come il sistema solare. When we look up at the sky on a clear night, we can see so very many stars, and we also know that many of those stars, like ours, are solar systems. Al ogni di queste centinaia di pianeti, per esempio, noi nemmeno vediamo. And in one of those solar systems there may be hundreds of planets which we can't even see. Noi non sappiamo chi vivono dentro questi. We don't know who lives there. Anche se noi ci crediamo e c'è qualcuno, magari noi crediamo come uomini, come fanno nelle televisore, fanno vedere spaziale. Tipo così, ma non ha garanzia. And even if we believe that there are people there, but even if we believe that there are people there, we tend to imagine them as human beings, or human-like beings, such as we see in space sagas on TV. Ce ne sono tanti tipi di pianeti, non lo so, il sistema solare. Magari può trovare anche tanti esseri come noi vediamo in Heruka, che ne so. But we don't have any guarantee it's like that. There are so many solar systems, so many planets, so many types of beings, there could quite easily be beings like Heruka's up there. Perché insegnamento, molti di questo è trasmesso dai Rinzin agli uomini. Because teachings of this tantric sort are taught by Rinzin to human beings. E deve ricordare nella tradizione delle Nyingma che ci abbiamo pratica si chiama Deshikaji, ce ne sono 8 serie. We know that in the Nyingma school there's a tradition of teaching called the Deshikaji, of which there are 8 series. Maggior parte del queste sono sistema un po' Anu Yoga. Most of the practices in there are a bit in the Anu Yoga system. Tutte queste del metodo della trasformazione, quello che si dice trasmesso con l'unione dei vari tipi di Rinzin, allora è trasmesso agli uomini. So all these manifestations are transmitted through the union of various types of Rinzin to human beings. Ecco, che esiste una propria storia di questo. But there exists an actual history of this. Ecco, questo è molto importante per avere idea perché esiste anche tanti tipi di forme della manifestazione. And this is very important in order to give one an idea of why there do exist so very many different types of manifestation. Allora, Rinzin hanno portato questo tipo di insegnamento nel insegnamento stile orale.
So the Ring Zin then brought this kind of teaching into the oral style of Ma loro non vuol dire che è ricevuto oralmente, qualcuno manifestando così come fanno nel teatro e seduto qua una cosa strana e poi spiega, ecco questo è il simbolo di questo, quello è così. But the fact that it's oral doesn't mean that this was received by these people as a kind of theatrical display where the mandala and the divinity in it manifested, and then there's a kind of intellectual explanation. Now this particular ornament represents this, this one represents that, and on the other hand, this represents that. Manifestazione tutte e vengono, è quello che si dice, dimensione, quello che si parla nel libro della morte, si dice, il suono, raggi, luce, questi sono principi. Manifestations come about by what is spoken of in the Book of the Dead, the Bardo Todrol, as sounds, rays and lights. These are the principles of manifestation. La luce e I raggi sono legati a quella dimensione del suono, dell'energia. Lights and rays are linked to the dimension of sound and energy. Quello che si manifesta è stesso la forma, è stesso il colore, raggi, luce, attraverso raggi e luce, quello si chiama trasformazione. Quello stesso è trasmissione. The form that arises with the rays and lights, that itself is the transmission. Allora è quando portato nell'insegnamento orale, questo che cosa rappresenta, e allora è come deve visualizzare, come deve entrare, deve trovare mentalmente nel questa dimensione, questa via. So then that manifestation which arose in the instant is brought into the oral tradition, then there are the explanations. Now, this represents that, this represents the other, this is how one should practice and to carry oneself into that state. That is the way, then, to enter that dimension. Ecco, questa è descrizione della manifestazione, e attraverso manifestazione come avuto trasmissione, conoscenza, quello. Descrizione e si chiama Tantra. So then this whole description of how the manifestation came about and the way to enter into the dimension using that manifestation as the path, that is what we mean by a Tantra. That's what Tantra means. Perché Tantra vuol dire, il vero senso del Tantra vuol dire nostra condizione, continuazione dell'energia che è legato nel questo stato. Because the real explanation of what the word Tantra means refers to our own condition. It refers to the continuation of energy. Il metodo per trovare nel questo concreto, quello si chiama Tantra, la via. The method of finding oneself in that condition, that path is called Tantra. Ecco, questa si chiama via della trasformazione, più o meno per avere un po' idea. So this is to give you more or less an idea of what is meant by the path of transformation. Ma e poi ci abbiamo nella tradizione Nyingmapa, è quello che si dice Mahayoga, Anuyoga, Adiyoga. Ancora ci abbiamo Adiyoga. So then we've discussed the Nyingmapa tradition's classification of Mahayana, Anu Yoga and Ati Yoga. We've explained the others. Now we also have to explain Ati Yoga. E Ati Yoga sarebbe Dzogchen, ma è sul livello del via non trasformazione, ma è via dell'autoliberazione. So, Ati Yoga is what we've already spoken of as Dzogchen, but it is Dzogchen not approached through the path of transformation at all, but the path of self-liberation. Gente di solito non distinguono che esiste uno, si chiama Hatha Yoga veramente, non è via della trasformazione. People don't usually distinguish well that there does indeed exist a Dzogchen, which is Hatha Yoga, the self-liberation, which doesn't come from the path of transformation. Molti hanno utilizzato, più sviluppato, soprattutto nella scuola Nyingmapa, presentato molto quando parla del Dzogchen e subito sul livello dell'Anu Yoga. Many people, above all in the Nyingmapa school, have, when they speak of Dzogchen, spoken very much of it as being related only to the Anu Yoga. Perché ha fatto questo nella scuola Nyingmapa? Why have they done this in the Nyingmapa school? Perché Nyingmapa trova ogni tanto un po' svantaggio, un po' crisi. Because the Nyingmapa every now and again found themselves in a kind of crisis at a disadvantage. Perché di fronte a Nyingmapa ci troviamo altre tre scuole gigante. Because in relation to the Nyingmapa there were these other three very big schools. Queste tutte scuole, quello che ho conosciuto è Sutra Buddhisti e Tantra. And the other schools, what they knew, what they were more pointed towards was
the Buddhist sutras and the tantras. Ecco, quando parla del tantra, allora conoscono via della trasformazione. And then, as far as the tantras, which they know, those schools know that the path of transformation. Che deve parlare tipo come Cherem e Dzogchen, due modi di sviluppare. And so what they know is the Cherem and the Dzogchen, which are two ways of developing. Allora non si può dire uno che non è né Anu Yoga, né Anu Yoga né Mahayoga, e uno si chiama Adi Yoga, che non c'entra niente del Cherem e Dzogchen. So, in relation to those schools and their attitude, it's not possible comfortably to say that there exists something which is neither Anu Yoga nor Mahayoga, and you can't talk very much about something which Cherem and Dzogchen doesn't come into. They won't accept it. È diverso, se uno è tipo come gente occidentale interessato dell'insegnamento che comprende che esiste Adi Yoga è uno modo suo. But it's different when we come to teach to Western people who can perfectly well understand when it's explained to them that there does exist something called Ati Yoga, which is a method in itself. Perché nella tradizione buddista e tibetana non parliamo del Ati Yoga, ma anche tantrismo è molti volte raffigurato sotto ombra del sutra, per esempio. Because never mind Ati Yoga in the Buddhist, in the Tibetan Buddhist tradition, there also tantrism is very much taught often kind of in the shade of the sutras. Anche come presentato Anuttara Tantra nel scuola Kagyupa, Gelupa, Nyingmapa, Tsachyapa, qualsiasi scuola è raffigurato sotto l'ombra del Yoga Tantra. And in the same way, in whichever of the four schools, the Anuttara Tantra is taught very much in the shade of the Mahayoga. Yoga Tantra. Perché nel Yoga Tantra, Yoga Tantra non è modo di trasformazione come Anuttara Tantra. Because the Mahayoga is not the same method. No, Yoga Tantra. The Mahayoga, Yoga Tantra is not the same method of transformation as the Anuttara Tantra. Per esempio, nel Yoga Tantra, nel Yoga Tantra non c'è qualcosa difficile per confrontare col sistema del sutra. Because in the Yoga Tantra there's nothing which creates any difficulty in setting it in relation to the sutra system. Il principio è tutto è presentato attraverso tipo come purificazione, la via. The principle of the path there is all to do with purification. Nel tantrismo magari allora parla della trasformazione. But in tantrism they speak about transformation. Voi sapete anche quando noi facciamo Gana Puja, per esempio, utilizziamo vino, utilizziamo carne, per esempio. You know that when we do Gana Puja, for example, we use wine, we use meat. E così troviamo col sutra il problema. And that kind of thing has problems in relation to the sutra. Ecco, per quel motivo in Tibet, per esempio, un periodo quando c'era il re, Yoga Tantra è ufficializzato. So then in the time of the kings of Tibet, the Yoga Tantra was kind of made, there was a certain period when the Yoga Tantra was made the official tantra. Anuttara Tantra è un insegnamento considerato che deve mantenere segreto, non è ufficiale. And the Anuttara Tantra was considered to be something which was to be kept secret and was not official. Non è perché non credeva oppure che non seguiva il re del Tibet questo insegnamento. It wasn't that the king of Tibet didn't follow that teaching or that he didn't believe in that teaching. Anzi, è contrario, e tutti questi re sono grandi praticanti del tipo come Yoga Tantra. On the contrary, those kings were great practitioners of the Yoga Tantra. Ma loro principio pensa che crea problema al pubblico quando una gente non capisce. But what the principle was they thought that it would create problems for the public if people didn't understand these things. Ecco, così. Questa tradizione è rimasta sempre e continuato. So that tradition remained and always continued. Adesso, oggi, voi potete vedere benissimo se una tradizione magari fa un rito pratica del tipo come Yamentaka, per esempio. So then if you see people practicing today
a rite such as the Yamantaka. Allora preparano tutti i mandala e tutto è elegantissimo. They prepare all the mandalas in a very elegant way. Ma ce ne sono anche centinaia di questo tipo come offerti e tutto materiale. But there are hundreds of things like offerings actually materially there. Anche nella pratica è sempre inserito questo. And these are always kind of inserted into the practice. Perché era tradizione dello yoga tantra e che è inserito? Because that's the yoga tantra tradition and they've kind of brought that in. Ecco, attraverso questo anche tibetani, maestri tibetani divulgato Anuttara Tantra pubblicamente. And then Tibetan Buddhist masters divulged publicly the Anuttara Tantra. È chiaro, tipo come insegnamento Dzogchen, allora è presentato sempre sul livello tantrismo. So in this way it's clear that the Dzogchen teaching was taught always in the guise of tantrism. Ecco, così è più facile per avere accordo per altre scuole. And thus, it was easier if they did that for it to be maintained in smooth relationships with the other schools. Ma gente quando cerca di comprendere il principio conoscendo dell'insegnamento. But when people really understand the principle of the teaching. Allora deve capire quali sono caratteristiche dell'insegnamento. They have to understand the characteristics of the various teachings. Insegnamento Dzogchen si dice insegnamento della mente del Samantabhadra. The Dzogchen teaching is called the teaching of the mind of Samantabhadra. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire riguarda la nostra tre esistenza e insegnamento Dzogchen è proprio insegnamento legato con la mente, né voce né corpo. So what does this mean in relation to our three existences? It means the Dzogchen teaching is a teaching in relation to our mind, not to our body, nor to our voice. Ecco, questo vuol dire deve avere allora la conoscenza, deve entrare una conoscenza. Quello che si fa mente è questo. So what one does with the mind is to enter into the state of knowledge. Quindi nell'insegnamento Dzogchen anche si dice non è principale meditazione, ma è principale la conoscenza. So thus it's also said in the Dzogchen teaching, the principle is not meditation, but the principle is the state of knowledge. Quando uno è entrato nella una conoscenza, allora è questa conoscenza per sviluppare, per realizzare, concreta. Allora ce ne sono tante cose da fare, pratica. So then, in order to enter into this state of knowledge, to develop this state of knowledge, to realize this state of knowledge, there are very, very many practices that one can do. E anche suo caratteristico, quello che si dice, modo di applicare nella vita quotidiana, la pratica, o si può dire anche integrare direttamente, attraverso, nella conoscenza della mente. And so also how one integrates this state of knowledge with one's daily activities, with one's whole life, that's also something carried out through the mind. Ecco, questo è quello che insegnamento Dzogchen, questa via dell'autoliberazione. Allora, e noi ci troviamo di solito, si dice, tre serie, tre tipi di metodi di pratica che si dice Dzogchen Semde, Lhondi e Upadesha. So then this path of self-liberation, which is called Dzogchen, is generally presented in three series called Semde, Lhondi and the Upadesha. Anche questo non vuol dire né tre scuole, né tre, non, nemmeno vedere né tre tradizione. But one shouldn't see these three series as three schools or three traditions. Ma la capacità, la condizione delle persone, come si lavora per entrare in questa conoscenza concreta, allora, il secondo è come si lavora, e così è presentato queste serie. But these three series are presented in this way, according to relate to the various capacities of different individuals to understand and enter into this lived state of knowledge. Insegnamento Dzogchen principalmente insegnato da maestro Garab Dorje. Dzogchen teaching was principally taught by the master Garab Dorje. Garab Dorje ha insegnato tantissimi sull'insegnamento Dzogchen che esiste. Garab Dorje taught a very great deal, everything which exists of the Dzogchen teaching. Tutte queste, quello che ha insegnato Garab Dorje, al fine è inserito nel tre gruppi. And then after he taught all of that, everything which he taught was brought
and divided up, as it were, into these three series. Perché noi sappiamo le condizioni della capacità delle persone non sono uguali tutte. Because we can see that the capacity of individuals are not all equal. Uno magari deve andare un pochettino e lavorando più con anche controllo del corpo, controllo della mente, così facendo un po' lavoro. With less need to work with the mind, find themselves also in that state of knowledge. Oppure un maestro che introduce la conoscenza e quello che viene questa esperienza. Or it may be that this experience comes about through the master introducing. Cioè, allora rimane qualcosa da sviluppare. Then there's something that has to be developed still. Ecco, questi sono, perché sono assistito a questo, tre serie del Semde, del Dzogchen. So this is how it came about that there were these three series of Dzogchen. Anche sicuramente voi sapete quasi tutti, penso, che c'è questi testamenti del Garab Dogye, tre parole. And then I think that more or less all of you will know that there were these three last testaments of Garab Dogye. Questa sarebbe come conclusione dell'insegnamento Dzogchen dal Garab Dorje. And these are, as it were, a resume summing up the teachings of the Dzogchen teachings of Garab Dorje. Quella che di solito anche molti chiamano, ci sono tre parole, punti principali, che anche scritto e fatto un commento da Patru Rinpoche. And then probably many of you know what's called the Tsisum Nedek, which was a commentary on the Dzogchen on these principles of Garab Dorje, written by Patru Rinpoche. Non è che Patru Rinpoche ha inventato, ma questa è conclusione del Dzogchen, sempre è stato, tutti i maestri che insegnano questo. It wasn't that Patru Rinpoche invented this, rather that this has always existed from the beginning, and all Dzogchen masters know this. Quindi Dzogchen Semde e Lhondi Ubadesha anche sono caratteristico modo di lavorare con questo tre principi della parola di Garab Dogye. So then also the Semde, the Lhondi, and the Ubadesha are three ways of working with these three words of Garab Dogye. Per esempio dice Dzogchen Semde, dice prima parola del Garab Dogye, dice introdurre diretto. So the first word of Garab Dogye is, first principle is to introduce directly. Introdurre diretto vuol dire uno entrare nella conoscenza. When we say introducing directly, that means one enters directly into a state of knowledge. Cioè questa è uguale, come si dice nel tantrismo, iniziazione. And that's the same as what's called initiation in tantrism. Oggigiorno i maestri, molti maestri che danno insegnamento Dzogchen e poi dice che danno insegnamento Dzogchen e poi danno qualche iniziazione. Nowadays many masters say they're giving the Dzogchen teaching, then they give a kind of initiation. Molte iniziazioni sono il sistema dell'Anu Yoga, non è proprio Dzogchen. But many of these initiations are really from the Anu Yoga system, they're not truly speaking Dzogchen. Proprio nell'insegnamento Dzogchen vero non esiste iniziazione. Because in Dzogchen itself, really and truly speaking, there doesn't exist initiation. Quello che esiste solo è introduzione. All there exists there is introduction. Iniziazione è caratteristico del tantrismo, vuol dire tu porta nel questa esperienza della trasformazione. Initiation is characteristic of tantrism, it means that one is carried into the knowledge of this transformation. E quindi è uguale, come si dice nel sutra buddhista, sua caratteristico è vuoto, che ricevere un vuoto. And it's the same as what exists in the Buddhist sutra, teaching as a vow, being taken into a vow. Così è nell'insegnamento Dzogchen, è quello che prima cosa è quello che deve toccare e introdurre. So in the Dzogchen teaching, the first thing one has to touch upon is introduction. E introdurre e dice che cosa è tuo stato e che cosa vuol dire lo stato primordiale. What's introduced is one's own state. One is introduced to what's called the primordial state. Per far capire quel famoso, quello che si dice Dzogchen, grande perfezionamento, sarebbe stato dell'individuo stesso. So then if you want to understand what is meant by Dzogchen, the great perfection, it's referring to the individual's own state. Quell'insegnamento, quello che è chiamato Dzogchen, è un mezzo per comprendere questo. So the teaching which is called Dzogchen is a means, a method to understand this. Ecco, così state. Ci abbiamo per comprendere, allora lavorando piano piano con si dice quattro nangyur, si dice quattro yoga o contemplazione, e arriva
al fine è la conoscenza integrale, totale dello stato della presenza. So then in the same day we work with the four naljors, which means the four yogas, and we find ourselves in the integrated in this presence of the state. E questo è un modo di lavorare soprattutto per l'introduzione diretto. And this is a way of working principally for this direct introduction. Ma non vuol dire che solo fa questo, è perché un metodo è totale per la realizzazione completo. But it doesn't mean that one only does that because there is a totality of methods for complete realization. Vuol dire è lavorato molto su questo avere introduzione diretto questa esperienza agli individui. It means that it worked a great deal with that in order to have this experience directly for the individual. Lo stesso nel Dzogchen Lhondi principalmente lavora quella seconda parola di grado di quello che si dice non rimanere in dubbio. So then again the Dzogchen Lhondi works very much on the second word of Garab Dorje, which is not remaining in doubt. Non rimanere in dubbio non vuol dire che uno decide qualcuno. Not remaining in doubt doesn't mean that one kind of arrives at a decision mentally. Uno decide qualsiasi cosa si può decidere, ma è falso. One can decide whatever one likes, but it's false. Ma uno deve avere esperienza, allora non c'è nulla di falso, trova concreta. But when one really has a concrete experience, then there's nothing false. Per avere esperienza concreta, allora esiste quattro da, per esempio, nel Dzogchen Lhondi. So then in the Dzogchen Lhondi, to have this direct experience, there exist the four da. Quando uno è trovando con il quattro da preciso, allora viene questa esperienza che non rimane in dubbio. So when one has those four da or four symbols, then one will find oneself concretely in that lived experience of the ma state and non then vuol you have dire, no doubt. Non vuol dire nel Dzogchen Lhondi e non c'è introduzione diretto. C'è introduzione, ma e soprattutto c'è non rimanere in dubbio e poi c'è anche modo di continuare. This doesn't mean that there's no direct introduction in the Dzogchen Lhondi. What it means is that works more on not having any doubt, but then there's also to continue in the state. Poi noi ci abbiamo Dzogchen Upadesha. In relation to that, there's the Dzogchen Upadesha. Dzogchen Upadesha è quello che lavora principale e quel terzo parola di Garab Dorje. Continua nel questo stato, nel questa conoscenza che non è rimasto dubbio. So then Dzogchen Upadesha works principally on that third testament of Garab Dorje, continuing in the state about which one has no doubt. Meno lavorato, meno impegnato sul metodo per introdurre diretto, oppure quello che si dice non rimanere in dubbio, ma non vuol dire che non c'è, c'è tutto. So it works less, it insists less on the direct introduction, on continuing in the state, but it doesn't mean that they're not there, there's all, everything there. Ma è principalmente spiegato come deve continuare nel questo stato. But in the Upadesha it is principally explained how one should continue in that state. Allora, è parlato quello che si chiama Dzogchen Treche nel Upadesha. Treche e Tege nel Treche. Allora, modo di continuare con quattro Chogya, per esempio. So then there is explained in the Upadesha the Trisho and the Togye, and in the Trisho it's explained how one continues with the four Shoja. Shoja vuol dire rimanere rilassato e come è sua condizione, senza fare niente, cambiare. Shoja means without changing anything, remaining relaxed in one's condition as it is. Ecco, questo è metodo, vede, principale terzo parola di Garab Dorje. So this method is related to the third word of Garab Dorje. Quando uno rimane nel questo continua nel questo stato, perché deve rimanere? So when one remains continuing in that state, why does one have to remain? Perché per diventare reale questa nostra conoscenza. For our state of knowledge to become really real. Non è come un lampo che è sotto la pioggia nel buio. So that our state of knowledge is not like a flash of lightning in the rain in the dark. Ma è questo è che uno è definitivo, è proprio nel questo stato del Lundru che si trova. But one finds oneself definitively in this state, self-perfected state, Lundru. Ecco perché allora deve continuare nel questo stato. So then you have to continue in this state. Anche per integrare tutta la nostra visione
karmica impura. And also so that we can integrate our entire impure karmic vision. Principio non è nulla altro che la nostra stessa energia. Which in principle this karmic vision is nothing other than our own energy. Ma anche se così noi siamo rimaniamo nel condizione dualistica e costruita visione karmica come acqua è diventato ghiaccio. But even if our karmic vision is nothing other than our energy manifesting, we don't realize that we remain in our karmic vision, which has solidified in the same way that fluid water hardens into dense ice. Quando noi abbiamo questo principio della conoscenza, ghiaccio si entra nell'acqua, acqua si entra nella anche condizione della luce. When we understand the real principle of existence, then ice goes back, refluidizes into water, and water itself goes into light. Ecco, per avere questa possibilità più svelto, allora esiste tipo per sviluppare questo conoscenza del Cheche, tipo come pratica Tergé, per esempio. So then in order to bring about this dissolving of our karmic vision that in a more rapid way which is brought about in the Trisha, we have also the Togye teaching. Anche abbiamo quello che si dice Yante. È uno dei principali, l'essenziale del Dzogchen Upadesha, che di solito chiamiamo anche ritiro del buio, per esempio. And then we have the Yantig, which is one of the essentials of this practice, and which involves a retreat in total darkness. Quindi uno e non deve un individuo e non deve interessato dell'insegnamento non deve chiudere se stesso. So somebody who's interested in the teaching shouldn't close themselves up. Deve essere molto largo e spazioso. They have to be very wide open and spacious. L'insegnamento è qualcosa per conoscere, per aprire se stesso. The teaching is something to enable us to know and open ourselves. Quando uno ce l'ha questo principio, qualsiasi insegnamento, qualsiasi principio può diventare molto utile. If one really has this principle, then whatever kind of teaching it is, whatever kind of practice, it can become very useful. E gente che segue insegnamento e c'è il suo motivo di seguire sarebbe realizzare. People who follow the teaching, their reason for following it is to realize themselves. Se è capace di realizzare, allora si può parlare anche per beneficiare, per aiutare per altri. If one can really bring about this realization oneself, then one can speak about benefiting others. Quindi noi seguiamo insegnamento per la nostra realizzazione. So we follow the teaching for our realization. Non è perché noi seguiamo insegnamento per realizzare una tradizione o una scuola o un insegnamento. It's our realization we're interested in. We're not interested in realizing a school, a tradition or a teaching. Quindi non c'entro molto guardare su questo e giudicare tanto. So looking just at the level of schools and traditions shouldn't come into it very much. We shouldn't be fixed on that. Quando uno ce l'ha qualche consapevolezza, conoscenza dell'insegnamento, deve integrare tutto su questo. But when one has some awareness and knowledge of the teaching, you have to integrate everything. Anche se si dice insegnamento Dzogchen principio è per avere la conoscenza del proprio stato. And then again, also when we speak of the Dzogchen teaching, that teaching is to have a real lived knowledge of the state of knowledge. Se uno possiede questa conoscenza, è entrato nel questa conoscenza, è entrato nell'essenza della conoscenza, insegnamento del Semde e Londe e Upadesha tutto. So if you have real presence of this state of knowledge, then you've entered into the essence of the Semde, the Longde and the Upadesha. E se uno comprende qualche cosa di questo, diversi metodi, eccetera, sempre è utile per sviluppare. So if you have understood something about these various methods and can integrate them, then that's something useful. Ma una cosa nell'insegnamento Dzogchen in molti maestri che dicono sempre. There's something which many masters of Dzogchen often say. Che una cosa è praticante del Dzogchen, interessato del Dzogchen, e non deve complicare se stesso. It's said that a practitioner who's interested in the Dzogchen teaching and practice should not complicate him or herself. Che non deve mettere confusione se stesso. Shouldn't make confusion for oneself. Ma deve aiutare e deve collaborare se stesso. But one should help oneself, collaborate with oneself. Sapendo che un insegnamento imparando, seguendo,
per sviluppare nostra condizione, per aprire questa conoscenza. One knows that one is working to open oneself, to develop one's condition, to have this state of knowledge. Ecco, se uno sa lavorare così, allora è veramente l'insegnamento c'è vantaggio, qualcosa che dice. If one knows how to work like this, then there's really an advantage from the teaching. It really is something that says something for one. Così l'insegnamento può diventare utile e anche l'insegnamento diventa applicabile sempre. Then the teaching can be useful, it can be something really with applications. Altrimenti l'insegnamento diventa solo un concetto, o per chiacchierare, o per dimostrare che esiste uno, si chiama così. Otherwise the teaching just becomes an intellectual concept to chatter about, to say, oh yes, there's that. Poi è molto importante che noi praticanti interessati devono essere consapevoli sulla conoscenza dell'insegnamento. And then practitioners who are interested must be very aware in relation to the teaching. Anche con nostra condizione quale è. And must be very aware of our condition as it is. Quindi se noi siamo consapevolezza e questa consapevolezza è governato con la presenza. So if we are aware and that awareness is governed with presence. Qualsiasi problema, qualsiasi difficoltà, confusione che sorge si può superare. One can overcome whatever problem or difficulty arises. Ecco perché questo dice nell'insegnamento Dzogchen, allora dice che uno non deve mettere confusione, vuol dire questo. So this is what is meant in the Dzogchen teaching when it says that you shouldn't get yourself into confusion. Poi c'è un'altra parola molto importante che è detto di un maestro. And there's a saying, another saying which is very important, a saying of a master. Un maestro si chiama Yungten Dojepa. A master called Yungten Dojepa. Un grande maestro di Dzogchen. A great master of Dzogchen. Lui stava in Tibet, un giorno è venuto visita un studioso. He was in Tibet, and at one point a very learned scholar visited him. Questo studioso ha chiesto, lei è un praticante del Dzogchen? So this learned scholar said to him, so you're a practitioner of Dzogchen, are you? Voi praticante del Dzogchen, fate meditazione sempre, vero? So così ha detto. He said, so you practitioner of Dzogchen, you're always meditating, that's it, isn't it? Yungten Dojepa ha risposto con una domanda. Yungten Dojepa replied with another question. Che cosa io sto meditando, ho detto. What is it that I've been meditating on, he said. Allora, quella detto, allora voi praticanti del Dzogchen non meditate? So then the scholar said, so you practitioners of Dzogchen don't meditate then? Di nuovo Yungten Dojepa ha risposto con una domanda. So then again Yungten Dojepa replied with a question. Quando mai sono distratto? He said, when am I ever distracted? Ecco, questo è molto importante sull'insegnamento Dzogchen che deve comprendere. And this is something very important in relation to the Dzogchen teaching which you need to understand. Ecco, adesso è finita. And so, with that we finished.